ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo e succosissimo video. Oggi, come vedete, stiamo sorpassando un po' di macchine e il tempo non è proprio un granché, però oggi siamo in compagnia di quel suicida di Belle e tanti altri, tra cui Maurizione Nazionale, il piccolo Elia, la gang di Varese, e stiamo andando a fare un girettino in zona Barrossa, Clusone, Zambla, San Marco e giù verso Lecco, sperando sempre che il tempo regga, ecco, perché in teoria non deve piovere, però come vedete anche voi, se piove, piovono madonne, anche perché io mi sono anche dimenticato l'antipioggia, sono proprio un gran furbone. E dopo aver sbagliato strada, finalmente siamo arrivati in Barrossa, adesso ce la gustiamo in modo leccornioso, così facciamo due curvettine e siamo contenti. Guarda che bello, l'asfalto della Barrossa è sempre un po' un pugno nelle chiappe, però comunque aspetto il commento di quello che mi scriverà: giri sempre in prima e seconda. Dai, tu che lo stai pensando, scrivilo per favore. Guarda il signor Ferrari lì davanti come la spennella, guarda che spennellamento. Un po' di curve le abbiamo fatte, ragazzi, dai, abbiamo visto anche belle pagliacciare con le scintille. Guarda, la gente fa il picnic, tutti tranquilli e coccolosi, salve. Ah, adesso relax prima di salire verso Clusone per andare verso lo Zambla. C'è un mix di moscerini belli spappolati sulla visiera che potrei spalmarli sul pane e farci il pranzo. Dai, che si inizia lo Zambla dalla parte carina, facciamo un po' di curve leggiadre seguendo il signor Maurizione, detto anche Maurice per gli amici. Cioè, ragazzi, noi ci siamo fermati lì su allo Zambla per mangiare, però ci fa, c'è almeno mezz'ora per fare i panini e quindi ho detto no, vabbè, andiamo a mangiare a San Marco, tanto vabbè è 1:40, fra un'oretta siamo su San Marco e fa niente, faremo un pranzo un po' allungato. Adesso ci prepariamo la discesa dello Zambla, che non è un granché, e speriamo anche nel meteo che tenga. Speriamo, signor meteo, non tradirci, perché comunque adesso si è un po' rinfrescato e si sta bene, quasi un po' troppo bene, ecco. Guarda che bella collina verde e la montagnetta con le sue spruzzi di neve. Guarda però come serpenteggiano tutti, eh? Lì poi avanti c'è il signor Vergani, che ha una macelleria a Inverigo. Questo è un product placement veramente veramente sexy, super consigliata, e fa di quelle robe, mamma mia, le costate più succose del mondo le trovate da lui, ragazzi, vi consiglio. Anzi, vi dirò di più, vi metto anche il link in descrizione del signor Vergani, così potete vedere tutti i suoi tagli di carne molto succosi che li macella lui e li sfilata lui con le sue dolci manine. Guardate comunque davanti a me che quintetto sexy, tutti rilassati che scendono senza fretta. E stranamente il signor Maurice è davanti Belle, non è davanti ad andare al suicidio. Ha un'impostatezza che è invidiabile quasi anche al signor Gunther, tanta impostatezza. Figa, ragazzi, qua sembra di fare enduro, è una roba allucinante. Oggi con tutte queste buche diventiamo sterili. Mamma mia che sofferenza. Guardate che spettacolo, ragazzi, tutte le montagne che scendono a strapiombo su questi magici curvoni. Pure la cascatella abbiamo, ragazzi, quanta scenicità oggi. E qui si inizia a spennellare in leggiadrezza salendo verso il San Marco, dopo aver perso un po' di liquidi che si sono fermati prima a cambiare l'acqua al merlo. Guarda il signor Vergani, è bello impostato lui. Dai che iniziano i magici tornanti del San Marco. Mi ricordo quando li facevo col 125 come primo passo della mia vita. Ovviamente dopo il ghisallo, ragazzi. Guarda che ripresa. Basta impennarti, Aprilia. Mamma mia, ragazzi, quanto è ignorante questa moto. Sono come un pagliaccio, mamma mia. Mi sa che andiamo là su. Sopra le nuvole. Mamma quanto briciolino che c'è. Il fiumiciattolo, le buche.
la S del Ghisallo e sì, del San Marco bella infame. Mamma, l'odore di griglia, che succulenza. Voglio grigliare, ragazze. Mamma, ragazzi, si inizia a vedere un paesaggio veramente, veramente devastante. Guarda che bello, però guardiamo anche il tornante. E comunque, per me, il San Marco è un passo da passeggio, ragazzi. Proprio in tranquillità. Ah, ancora la neve ci abbiamo qui. Che spettacolo, ragazzi. Vorrei metterci una tenda e dormire qua. Che bello salire così leggiadrezza, ragazzi. Guarda che bello tutta la neve. Succulento, con queste nubi un po' che ti dicono forse piove, forse no, e ti fanno un po' prendere male. Però fa niente, noi andiamo in tranquillità a guardare le marmottine. Ma che bello. E a prendere un po' di buche anche lì in mezzo alle gambe. Eccoci qua arrivati in cima. Olè. Preciso e perfetto con la vista su Murbegno, ragazzi. Ora shot leggeri col signor Belle, bello sexy. Gustiamoci qualcosa. Bene, incontro luce, ci siamo presi un po' di pizzoccheri sexy qui in cima a Passo San Marco. Guarda, guarda che sexitudine, bello formaggioso, bello sexy che fa. Bello succoso, la Maurizio Nazionale è ancora più bello di tutti. Qua sono già il dolce perché hanno i poteri forti. Bello come il sole. Non passa dalle porte, è un pavone gigante. Guarda che bello. Vabbè, c'è Magico Stefano che succhia tutta la birra. Diciamo, i video e poi video. C'è il Bele Nazionale che ha l'orecchio sporco. No dai, non è vero. Comunque adesso ci mangiamo un po' di pizzocchero succoso. E dopodiché torniamo in moto e andiamo di là, giù verso Murbegno, andiamo a farci un po' di lungolago. Post pranzo, la neve è succulenta. Questo è una freccia, signore. Figa, guarda Maurizio che cerca l'attacco sul Panigale. Follia. Ma qua si vedono tutte le S del magico San Marco. E qua mi sa che c'era la neve prima, è un po' gradata via per farci passare. Ed ora, ragazzi, è giunto il momento di salutarci, perché post San Marco il lungolago è troppo trafficato e non ci abbiamo voglia di stare in colonna e scaldarci un po' le palle. Quindi adesso entriamo in Valassina e andiamo dritti dritti verso casa, anche perché sono le 5 e il meteo dice che verso sera inizia a piovere, quindi vogliamo evitare l'acqua. E quindi, ragazzi, mi raccomando, conto su di voi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché vi sto guardando. Lasciate un bel like. E soprattutto, ragazzi, ci si vede, come sempre, ogni domenica alle 15 per un nuovo video. Ciao!